religione ebraica invece è entrata nella tua famiglia o è puramente una scelta narrativa di storia? No, è un caso, perché tra l'altro forse una cosa che non abbiamo detto ancora è che Simone Colsman non è un personaggio del tutto inventato, nel senso che accade questo, io solitamente mi porto in giro una specie di bagaglio di storie, no? Che sono un po' come la pasta della pizza, dicevo stamattina l'intervista sua, come si chiama, Vigliolina, perfetto, che è un po' come la pasta della pizza, no? Cioè io faccio tante formelle di pasta della pizza e poi ogni tanto alcune di queste cominciano a lievitare per i fatti loro, senza che io faccia niente. E quindi avevo in mente questa storia di un nonno, un nipote, questa relazione qua, finché un giorno ho incontrato una persona che si chiama Franco De Benedetti Teglio, a cui tra l'altro il libro è dedicato, che è un signore anziano. Io sono un gran chiacchierone e soprattutto mi piace molto ascoltare le storie delle persone, e un giorno in una situazione assolutamente conviviale ho incontrato questa persona che aveva voglia di chiacchierare e lui ha cominciato un po' a raccontarmi la sua storia. Io mentre lui parlava dicevo: oh diamine, ma lui è il mio personaggio, cioè esattamente la persona, no, che io immaginavo per questa storia qua. E allora alla fine, visto che mi ero anche un po' preso bene dall'esperienza con Enayat, no, di star lì per mesi ad ascoltare una persona che ti racconta precisamente la sua vita, ho chiesto a Franco di fare la stessa cosa, però dicendogli: guarda che non racconterò di Franco De Benedetti Teglio, vorrei che tu mi raccontassi la tua vita, però poi io ne prenderò dei pezzi e la trasformerò nella vita di Simone Colsman, che è il mio personaggio. E lui ha accettato, e così io per un anno, due volte al mese, andavo a casa di Franco, che è nato nel 37, non nel 38, prendevamo il tè insieme di pomeriggio e lui mi raccontava tutto quello che gli veniva in mente di lui da giovane, la sua infanzia, la fuga dal nazifascismo, il lavoro. Poi lui va a Ivrea, va a studiare all'Olivetti, infatti nel libro c'è anche l'Olivetti, io non la cito, perché l'Olivetti è un po' come quando metti, almeno per i piemontesi, un po' come quando metti il peperoncino nella, no, nella pasta, si sente subito fortissimo, no? Cioè appena dici Olivetti subito c'è, cioè, tutta la pagina ha un colore, un sapore che io non volevo che avesse, perché sennò distoglieva l'attenzione dalla storia di Simone Colsman. Allora non è mai citata l'Olivetti, ma il luogo in cui va il mio personaggio e poi nella vita vera Franco De Benedetti Teglio a studiare e a lavorare è la meravigliosa Olivetti di Adriano Olivetti. Insomma, a me ha fatto venire molta nostalgia di quegli anni, di quelle esperienze industriali che oggi credo non esistano più. Senti Fabio, chiudiamo così, portiamo tutti a fare il brindisi finale di Wikibook, dandoci appuntamento poi a quelli che speriamo siano le prossime presentazioni letterarie, speriamo prestissimo. Andiamo invece nel futuro. Un sogno che affidiamo a questo supereroe che Zeno disegna, qual è? Un sogno collettivo? Ma un sogno collettivo, guardate, lo dico anche proprio, come dire, sia per il mestiere che faccio, sia per i librai come Patrizio Zurru, che oggi mi ha gentilmente ospitato nella sua libreria. È un sogno che poi è anche qua con noi, esattamente, e da cui potete poi eventualmente anche acquistare il libro. Vedi che sei diventato bravo a fare degli spot, vero? No, questo, cioè, lo dici già in imbarazzo, quindi no, è che c'è un sogno collettivo, è che davvero sempre più gente vada a cercare nei libri più delle domande che non delle risposte, no? Perché secondo me poi la letteratura deve fare questo, deve interrogare, e noi dobbiamo lasciarci interrogare dalla letteratura, poi le risposte le troviamo noi, no?
Allora, invece noi ci auguriamo che l'Unione Sarda continui a dare sempre più risposte ai lettori. Ringraziamo Fabio Geda per essere stato oggi qua con noi. Grazie Fabio, in bocca al lupo ancora davvero per questo libro che merita di essere letto. Io ringrazio tutti voi se siete stati qua insieme a noi dalla prima puntata o se siete venuti solo per la serata finale. Continueremo ancora tra Planetario, la pista del ghiaccio sta ancora aperta fuori, quindi siamo felici se continuerete a seguirci e continuerete a stare qua con noi. Facciamo un brindisi finale, ci vediamo per l'aperitivo. Grazie ancora a tutti quanti.